il loro obiettivo è quello di creare un protagonismo costruttivo, grazie alla docenza e ai docenti della scuola del Centro Sperimentale di Cinematografia. Loro potrebbero, appunto, devono incontrare nella sezione corto, a porte chiuse, delle lezioni, possibilmente, probabilmente se pensate durante il weekend, sabato mattina, nelle scuole dell'Avogadro, quindi dell'Istituto Tecnico, e poi abbiamo parallelamente la scuola media di Giancastagnani impegnato nel territorio di Santa Fiora di Arcidosso, stiamo finendo di definire gli accordi con i presidi. Queste lezioni sono l'esperienza, come è stato detto prima, la comunicazione, l'esperienza, il dare proprio i rudimenti anche semplici del mestiere del cinema. La sezione successiva è il cineforum, la visibilità, che si dà ai ragazzi sul palco. Loro presentano insieme al docente il tema, la visione del film, l'analisi del film stesso. E quindi di sabato pomeriggio, dalle 5 di pomeriggio fino alle 18.30 più o meno, questa lezione di cinema, al contrario, divertiamoci così a dirlo, dove appunto sono sul palco i ragazzi che la fanno, un vecchio cineforum ribaltando i temi, e dopodiché la proiezione del film stesso. Sono emozionatissima e felicissima di essere la madrina di questo festival. Penso sia una cosa molto, molto positiva per noi giovani, perché trovandoci in un paese, diciamo, lontano magari dalle iniziative dello spettacolo e anche in generale del lavoro, è un modo anche per conoscere magari un talento dentro di noi. L'idea è, a partire dal discorso dell'integrazione, creare occasioni di formazione ed espressive per i nostri ragazzi, ma che al tempo stesso però siano in stretta relazione con le agenzie di formazione del territorio e con gli enti del territorio. Sicuramente abbiamo visto, abbiamo rintracciato tra le storie, abbiamo ascoltato dai vissuti che ci hanno raccontato, appunto, dicevo, quel filo rosso di voglia di cambiare, di voglia di rivolgersi al futuro con modalità nuove, con paradigmi di pensieri nuovi, ed è qui, e siamo qui proprio per questo, per dare forza alla voglia di cambiamento. Noi cosa possiamo fare? Noi ci siamo incontrati, abbiamo pensato, mi hanno raccontato un po' le loro idee, e penso che la cosa più utile che noi possiamo fare è quella di coinvolgere degli incontri con il pubblico, con i ragazzi delle scuole, alcuni dei docenti e dei professionisti che lavorano al centro sperimentale. Sono scommesse a due, forse serviva qualcuno che è appena arrivato, come diceva il preside, che ha voglia di fare all'interno dell'istituto, dell'istituzione scolastica, ma ben venga queste nuove idee, ben venga questi progetti che spesso, qualche volta durante il percorso ci domandiamo ma siamo in grado di portarli avanti, forse no, però subito dopo insomma l'entusiasmo è più forte del dubbio. È il successo di più volontà, di più credi, no? Perché molto probabilmente ognuno dei soggetti presente che è presente e che sta partecipando al progetto crede fermamente che ancora una volta che investire in questi progetti, in queste risorse sia essenziale per la vita dei cittadini. Noi che siamo adulti abbiamo il dovere morale di dover costruire il futuro e di lasciare tracce di questo futuro di libertà a loro che sono le generazioni che ci seguono. Questo, il fatto di dire che già di partenza sono una generazione senza futuro, questo mi intristisce e comunque mi indigna. Come tale, questo progetto, ecco, vorrebbe anche dare una piccola motivazione, partire dal piccolo per poter l'indomani sperare di poter arrivare anche su un territorio nazionale con delle proposte più serie. Però vediamo cosa siamo in grado di fare.